È possibile, lo sarà fino al 31 ottobre, visitare la cupola del santuario di Vicoforte, salendo in cima alla cupola ellittica più grande del mondo. Un'esperienza ricca di fascino e in grado di suscitare emozioni gradino dopo gradino. Questo grazie al progetto Magnificat, patrocinato dal Padiglione Italia Expo 2015 e dal Ministero dei Beni Culturali. A dare vita all'iniziativa è il gruppo Calatà di Mondovì. Magnificat è il progetto che permette ai visitatori di salire sulla cupola del santuario di Vicoforte. Dal 1 di maggio al 31 ottobre il progetto consente alle persone che vengono divise in piccoli gruppi da un massimo di 15 unità di raggiungere la sommità della cupola del santuario di Vicoforte in sicurezza. Tutti sono dotati di imbrago e caschetto, questo per appunto permettere una salita senza correre alcun rischio. Il percorso di salita è stato dotato di idonei dispositivi di sicurezza, di una linea vita, che rimarranno in dote, diciamo, al santuario anche dopo la chiusura di Magnificat. Tutto questo è iniziato il 1 maggio, come sta andando? Sta andando molto bene, abbiamo avuto più di 6.000 visitatori in soli 2 mesi di evento, quindi stiamo andando veramente oltre le più rosee aspettative. Come fare allora per effettuare questa visita? Allora, come si può fare? Si può venire qua al santuario di Vicoforte, presso la biglietteria che si trova sotto i portici del santuario, oppure si può telefonare ai numeri del call center che trovate sul sito, che è www.magnificat2015.com, oppure potete acquistare direttamente il vostro biglietto sul sito che vi ho appena detto. Con carta di credito alla mano, in pochi passaggi potete avere i vostri biglietti direttamente a casa vostra. Questo santuario ha 2 primati mondiali, uno che è la cupola ellittica più grande del mondo, 2 ha il ciclo pittorico monotematico più grande del mondo. In effetti voi potete ammirare entrando qui dentro 6.000 metri quadri di parete affrescata, quindi non per niente qua dentro hanno lavorato 3 squadre di pittori diverse, perché insomma penso che 6.000 metri quadri di parete bianca possono veramente mandare in crisi chiunque, e fino a poi arrivare agli ultimi 2 che hanno lavorato qui dentro, cioè il Bortolone e il Biella, che realizzano il ciclo appunto poi oggi ammirabile. Voi accompagnate tante persone a conoscere i dettagli appunto di questa opera. Che tipo di emozione riscontrate in loro, nei loro sguardi, nei loro volti, nei loro occhi? È carino perché arrivano tutti in biglietteria un po' sulle loro, sono infastiditi perché devono magari lasciare la borsa o insomma queste cose che noi diamo oramai per scontato, quindi una volta che vengono privati di tutti i loro oggetti personali gli si dà questo imbrago, questo casco, sono tutti molto titubanti, molto insomma resti a parlare o a guardarsi, poi cominciano la visita e quando scendono è un gruppo e quindi non so, si chiedono com'è andata, se stanno bene, se ce l'hanno fatta, se sono stanchi, magari si scambiano le email, i numeri ed è bello perché ci si rende proprio conto che non è una tipica visita culturale con insomma la tipica storia eccetera, cioè si crea proprio quasi un gruppo di avventura e si scende veramente cambiati, cioè alla fine la cupola diventa anche un po' la loro cupola, e il commento più banale però quello che ti viene proprio da fare subito è Magnificat, sul serio.